Da un anno anche la città di Napoli ha una banca del latte materno attiva presso l'unità di terapia intensiva neonatale dell'ospedale Fate Bene Fratelli. È un servizio che consente la raccolta di latte umano, donato da donne che hanno partorito da poco, per distribuirlo gratuitamente ai bambini nati prematuri e le cui madri non sono pronte ad allattare. Ad occuparsene sono gli operatori di Napoli Sociale, che ogni settimana provvedono a ritirare a domicilio il latte raccolto dalle giovani mamme attraverso una tiralatte elettrica. Dal marzo di quest'anno Napoli Sociale, tra le altre attività, svolge anche questa, e cioè noi andiamo a Piazza Dante, dove c'è un congelatore sempre permanentemente in corrente, perché non bisogna mai interrompere la catena del freddo, e a meno 3, meno 4 gradi, grazie alla direttrice della municipalità, lo mettiamo a bordo. Andiamo casa per casa delle mamme donatrici, mettiamo dentro questo congelatore i vari contenitori, che sono numerosi. Nell'uscita di oggi 4 mamme ci hanno portato quasi 60 contenitori, poi li raccogliamo tutti e veniamo qui al Fate Bene Fratelli e lo diamo a chi poi lo tratterà e lo darà ai bambini nati prematuri. Questa mattina anche il sindaco De Magistris ha partecipato al giro di raccolta del latte materno per ringraziare le donatrici di questo gesto di grande solidarietà. Ho voluto fare personalmente il giro di raccolta presso alcune mamme della nostra città per ringraziarle, perché è un'iniziativa straordinaria messa in campo dall'ospedale Fate Bene Fratelli, il Comune di Napoli, associazioni impegnate sul territorio e soprattutto le mamme donatrici della nostra città che con un gesto d'amore danno la vita ad altri bambini. In media sono 100 a settimana le bottigliette raccolte e destinate ai neonati ricoverati presso il reparto di terapia intensiva del Fate Bene Fratelli. Avere queste mamme qui a Napoli che donano il latte per questi bambini che non hanno avuto la possibilità è una cosa che ci riempie di gioia. Ci riempie di gioia e lo facciamo con tutti i nostri operatori con il massimo entusiasmo. Devo dire che ho riscontrato all'interno della società che mi onoro di guidare un entusiasmo incredibile. Il fatto che andiamo a casa di queste signore con un furgone che è molto visibile, con un congelatore, con le borse termiche, suscita la curiosità delle persone. Questa è la parte che può fare Napoli Sociale. Già il semplice fatto di svolgere questa attività fa conoscere alle famiglie nei palazzi, nelle strade dove già ci sono delle donatrici, che esiste questo servizio. Alla campagna di donazione possono contribuire tutte le mamme in buona salute, con un corretto stile di vita e che allattano da meno di 6 mesi. È una splendida iniziativa che non costa veramente niente, si tratta di un impegno di 10 minuti al giorno e che può aiutare dei bambini soprattutto prematuri. Poi da un punto di vista medico, insomma, ci sono tantissime motivazioni, però la cosa importante è che è un'iniziativa che non ha veramente nessun tipo di, cioè un impegno minimo. Tra l'altro organizzata così con un ritiro a domicilio è veramente comodissimo. È importante perché aiuta tutti i bimbi che non hanno la possibilità di avere il latte dalle loro mamme, perché magari nati prematuri, ed è una bellissima cosa che si può fare, non costa particolare fatica ed è molto bello aiutare tutti gli altri. Lo consiglio a tutte, date una mano. Donate il latte, non costa nulla, vengono i nostri operatori di Napoli Sociale a raccogliere il latte presso le vostre case, lo porteranno all'ospedale Fate Bene Fratelli. Donare il latte è un gesto d'amore che fa bene a se stessi e fa bene ad altri bambini e altre famiglie.